Buongiornissimo al Kei, da amici e amiche di Kenobi Super Productions, io sono Kenobit e sono qua questa mattina, questo lunedì, per vedere cosa può avere da dirci, che sfida ha in serbo per me il nostro Babic, che è così a occhio in pigiamino. Ciao Andrea Babic, cosa hai da dirmi? PC Engine, giustizia, Taito, settimana, Taito. The Ninja Warriors. Andrea? Sbloccati. Che bello, i video che non riesci a interrompere. Voglio vederlo tutto. Eccolo lì, molto bene. Grazie Andrea Babic. Andrea Babic ci propone The Ninja Warriors. E noi chi siamo per dire di no a The Ninja Warriors? Lo facciamo partire subito. Io sono Kenobit, ho appena fatto gli annunci sulla nostra pagina Facebook degli eventi di questa settimana e adesso, senza nessuna paura, giochiamo a The Ninja Warriors. Mi sembra un ottimo modo per iniziare la nostra giornata, anche solo a livello musicale. Alzerò il volume perché la musica di The Ninja Warriors è importante. Sentiamo se parte. Guarda, ve lo alzo ancora un po' e poi vediamo se è necessario fare altro. Push run button. Ricordiamo che in The Ninja Warriors noi siamo un ninja robotico. Che musica incredibile, non posso... Vediamo se l'audio va bene adesso. Secondo me sì, se non vi va bene l'audio scrivetemelo in chat, ma... Guardate che già il colpo mi ha... aver ricevuto un colpo mi ha fatto perdere la mia maschera e si vede che sono un ninja robotico. Questo è uno dei giochi nella storia dei videogiochi, secondo me, che hanno una musica molto più bella del gioco. Però aveva in sala giochi, vabbè, ricordiamo che questo è un gioco che in sala giochi aveva due monitor, aveva tutta una serie di dettagli fighissimi. Muori per favore. Era un cabinato spettacolare con i suoi due monitor, questa spectrazio che di conseguenza era tutta diversa da quello che eravamo abituati, una grafica che comunque faceva la sua scena. Gameplay un po' legnosetto, ma è un gameplay da lunedì mattina. Aia, aia. Vediamo se l'audio va bene. Audio top, benissimo. Come mai aveva due monitor? Perché erano due monitor 4/3, uno a fianco all'altro. Sì, infatti se tu te lo provi a farlo partire sul MAME, ti propone una un'immagine molto, molto allungata, perché erano proprio due monitor 4/3, uno a fianco all'altro. Ehi, sono morto così. Continue. Mi fai ripartire da capo, giustamente. Comunque sì, vi consiglio assolutamente di andare a vedere, di cercare
The Ninja Warriors Cabinet o Arcade Cab. Così vedete com'è fatto, era veramente spettacolare. Questa è una bellissima carica per iniziare la giornata. Bravo Andrea Babic. Lo scimmione con le motoseghe per mano, no? O con i metal detector per mano, non ho mai capito cosa debba essere, anche se ho capito che ha rotto le palle. Vado avanti e lui, oh, muore finalmente. Ricordiamo che il titolo di questa canzone è composto dagli Zundata, che erano il sound team di Taito. Si chiamava Daddy Mulk, vai a sapere cosa cazzo volesse dire Daddy Mulk. Uno dei pezzi simbolo della BGM in Giappone, in Zundata ai tempi d'oro di Taito, riempivano auditorium enormi con i loro concerti in cui Tamayo Kawamoto si esibiva con le sue tastiere o anche cantando. Sentite che assolo bellissimo. È una colonna sonora molto rock questa, perché aveva l'assolo. E che assolo. E via. Gli smuori. Quanto voglio bene a questa musica. Quante volte l'ho ascoltata con Babic. Ho perso il caschetto. E adesso sto per perdere la mia verginità di ninja. E muoio così qua. Che bruttezza, che brutto momento. Nel frattempo saluto Me Distratto, Luca Cat, Claro DJ, Forgets, The Pocket J, che dice: qualcuno che porta qualcosa di diverso dai soliti giochi. Beh, rimani con noi, Pocket J, perché ne facciamo tante di queste cose, o meglio, facciamo praticamente solo queste cose. Faccio un ultimo tentativo. Voi, via. Ho attivato l'autofire sul controller, così posso fare questo. Però il cicciobombo mi ha già tolto il casco e questa va molto male. Prima ero riuscito a rimanere col casco più a lungo. E comunque, per chi si è appena connesso, seguiteci questa sera alle 9:30. Ci saremo io e Walone e giocheremo il Warcraft, volevo dire il primo Warcraft 2, no, giocheremo Warcraft 2, la versione MS-DOS di uno dei giochi che ha definito quelli che sarebbero diventati, questa è una pazzia di merda, che sarebbero diventati gli RTS, gli strategici in tempo reale, ma è anche uno dei giochi che ha definito la sensibilità verso il fantastico di Blizzard, ha definito un tono che, visto che siamo su Twitch, possiamo parlarne, ha influenzato anche quello che sarebbe poi diventato il tono di Hearthstone, di Overwatch, di un sacco di cose di Blizzard. Vabbè, questa partita è andata. È
andata. E poi mentre invece mercoledì sera moriremo come dei pirla e giocheremo a Thimbleweed Park. Io ho tradotto Thimbleweed Park insieme ad altri amici qua del canale e l'ho tradotto ufficialmente, proprio ho curato l'edizione italiana di Thimbleweed Park. È passato un anno dall'uscita di Thimbleweed Park e noi quindi ce lo giocheremo, non magari tutto, ma ce lo giocheremo senza dubbio, e ne parleremo dei vari retroscena, di tutte le cose belle che sono successe durante lo sviluppo di Thimbleweed Park. Mentre invece, se siete milanesi o se siete vicini a Milano o avete voglia di farvi lo sbatti di venire a Milano, venerdì 30 al Métissage in zona Isola, ingresso gratuito, ci sarà Last Coin, l'ultimo Insert Coin, ossia una serata di retro gaming dal vivo organizzata da me, Andrea Babic, che poi è Bisboc. Io sono Kenobi, lui è Bisboc e questo è Kenobisboc. Quindi per oggi taglio corto il Buongiornissimo Arcade perché ho una giornata impegnativissima. Vi auguro un buon lunedì mattina, vi auguro un buon lunedì tutta la giornata, vi auguro una buona settimana. Buongiornissimo Arcade, che la vostra vita e la vostra settimana siano pieni di pixel con meno sangue di Ninja Warriors. Ciao e buona giornata!